Buongiorno, anche questa mattina siamo davanti alle scuole di Bra, come giovani padani, sia di Bra che della provincia di Cuneo, per fare un volantinaggio, quello che potete vedere, che riguarda l'immigrazione clandestina. L'anno scorso sono stati spesi più di 3 miliardi di euro per mantenere degli immigrati clandestini di soldi pubblici che invece in Europa utilizzano per fermare il fenomeno dell'immigrazione clandestina anche attraverso muri come a Ceuta e Melilla oppure come sta succedendo adesso al confine con l'Austria. Noi non chiediamo che vengano spesi questi soldi solamente per fare barriere, ma che si lotti per migliorare le condizioni scolastiche. E gli studenti sono sempre la categoria più svantaggiata e non ci sono fondi per gli studenti. Ci sono laboratori fatiscenti, aule che cadono a pezzi, cornicioni che si staccano. Quindi noi chiediamo che questo governo si impegni molto di più a favore dei giovani e investa risorse per i giovani, come si fa in tutta Europa.